sulle gambe! E forza Juve! Gentili telespettatori, buonasera. Beh, una puntata un po' insolita, uno speciale Polifemo. Scusate un po' la padronanza, l'eccesso di padronanza dedicato alla Juve, alla mia Juve, alla nostra Juve, motivo per il quale abbiamo qui dei rappresentanti, illustri rappresentanti di tifosi. Abbiamo infatti i drughi Lucania sezione di Taranto, Drughi Lucani sezione Vieti di Potenza, Drughi Lucani sezione di Potenza e nonché rappresentanti del club Juventus Stadium di Massafra. Beh, ho voluto fare una puntata insolita, perdonatemi, ma è emerso il cuore, l'animo del tifoso. Era un regalo che volevo fare a questi rappresentanti di queste bellissime e sane, soprattutto, tifoserie, e quindi ho voluto così dedicare una mezz'ora diversa, insolita rispetto alle altre. Andiamo subito a salutare i nostri ospiti. Fabio Ciraci, presidente dei Drughi Lucani, sezione di Taranto. A seguire Carmine Passannante, presidente dei Drughi Lucani, sezione Vietri di Potenza. Vincenzo Glinni, fotografo di Curva, questo è il suo nome, il suo appellativo. Francesco Palese, presidente Drughi Lucani, sezione di Potenza. Buonasera a tutti. E poi alla mia destra Minno Surano. Buonasera. Segretario del club Juventus Stadium di Massafra, e poi altri due rappresentanti dello stesso club Juventus Stadium di Massafra, due tesserati, parliamo di Mino Miola. Buonasera. E di Angelo Derchia. Salve, salve. E allora, parliamo di Juve, ma non solo di Juve, anche proprio di questa passione, di questo amore, di questi sacrifici che voi, che noi tifosi, voi soprattutto perché fate quasi tutte le trasferte, le partite a Torino e non. Qual è il vostro animo? Prima vorrei salutare delle grosse mancanze che non sono potute venire stasera. Il presidentissimo Rocco Oliva della sezione Lucania, Andrea Di Bernalda, poi Federico Marcorella della sezione di Marconia, e Daniele Tranni della sezione di Matera. Diciamo, la nostra sezione parte tutto da Rocco Oliva, che ha messo su un gruppo nel 2008, poi man mano siamo andati sempre a crescere, mettendo su nuove sezioni. Tu sei, diciamo, il referente di Taranto. Io sono il referente di Taranto, Carmine Di Vietri, Francesco Di Potenza, così via, tutte le altre sezioni. Noi non è, diciamo, il solito gruppo che ci vediamo solamente quando si fanno le trasferte. No, noi siamo in contatto 24 ore su 24, cioè siamo una famiglia. Si è creato veramente una famiglia, un'amicizia. Lo so, perché anch'io sto nel vostro gruppo, e quindi chiaramente nel gruppo di WhatsApp, e quindi chiaramente c'è, sì, questa comunicazione. Sì. Quello è un gruppo della sezione di Taranto, diciamo. Noi abbiamo, un altro gruppo, come abbiamo un gruppo con la Juventus Stadium di Massafra. Si è creato un insieme, una famiglia. Quindi tutte queste trasferte, questi sacrifici, si parte di notte? Sì, si parte di notte, si viaggia in pullman, non in aereo, organizziamo aereo perché noi le cose
semplici non ci piacciono, ci piacciono i viaggi, dure. I viaggi di sacrificio, perché per seguire una scuola di calcio ci vuole il sacrificio. Non è tatta prendere l'aereo, no, è proprio seguirlo e passare tante ore insieme. Certo. Ecco, prego il nostro cameraman, abbiamo alcuni simboli proprio, no? Dei drughi, vedete, abbiamo la maglietta, drughi bianconeri, e poi in fondo abbiamo una bandiera proprio che rappresenta. Ecco, quali sono? Ci sono dei simboli, cosa sono rappresentati? Quelle sono le quattro ombre. Ah. Di Arancia Meccanica, di un film di Arancia Meccanica. Ho capito. Quindi tanto impegno, tanta passione, tanto sacrificio. Sì, diciamo il nostro gruppo va avanti anche grazie ai drughi che ci hanno dato la possibilità di creare anche una sezione nelle nostre zone. Diciamo loro ci hanno dato una grossa mano, se non era per loro diciamo non avremmo fatto tante amicizie in giro per tutto il sud Italia e non solo. Abbiamo messo uno striscione, libertà, libertà per gli ultra, e io dico galera per i politici corrotti, penso che sì, allora, concordiamo. Perché su ogni cosa, diciamo, le scamotage trovano sempre un qualcosa per condannare gli ultras tutti li danno come mafiosi, delinquenti. No, sono persone che vanno a lavorare, si alzano la mattina e seguono un ideale. Parlano di calcio per nascondere il microfono. Parlano di calcio per nascondere i loro problemi. È sempre stato così e sempre sarà così. Carmine Passannante, presidente dei Drughi Lucani, sezione Vietri di Potenza. Parliamo proprio dei Drughi Lucani. Qui è nata la sezione. Innanzitutto Drughi Lucania. Lucania, pardon. Devo prendere dimestichezza. Sì, no. Perdonate per questa volta. Io sono in gruppo. Avvicina il microfono. Io sono in gruppo con loro da questo il secondo anno. Ho iniziato da quando praticamente hanno fatto appunto lo stadio nuovo dello Juventus. Io avevo un sogno di andarmi a vedere almeno una partita. No, penso come tutti quanti. Sì, io me lo sono. Con Fabio ci siamo organizzati, sono stato un mese fa a Juventus Bologna. Tutti quanti. È una perla quello Juventus Stadium. Esatto, un bello accogliente, sicurezza proprio ideale anche per le famiglie. Solo per le famiglie, vabbè. E come appunto le dicevo, io avevo questo sogno. Come ti penso, dicevo, diamoci del tu, siamo juventini, dicevo, tutti, no? Come penso tutti quanti, no? I tifosi proprio, non dico veri, quelli là magari più attaccati alla squadra. Magari sai, lo stadio nuovo, c'è l'euforia, magari no, voglio andare a vederlo. Magari... Poi c'è quel museo che è una favola. Allora sono andato a vedere una partita, due partite, sono andato a vedere un po' di partite, poi pian piano, come diceva appunto Fabio, essendo che un gruppo dal 2008, Fabio hai detto, giusto? Sì. Quindi, come diceva poc'anzi Fabio, che è proprio come una famiglia, mi sono subito trovato coinvolto. Ed è stato proprio, ho interferito proprio direttamente con Fabio, nemmeno con il presidente Rocco, ma interfero direttamente con Fabio chiedendogli appunto se magari potevo aprirmi una mia sezione così magari ricoprire quella fetta di territorio. Quella fetta. Quanto è bella questa maglietta con le tre stelle, rappresenta ovviamente i nostri 33 scudetti. 33, esatto. Conquistati sul campo. Perché non per tutti sono 33, parliamo per gli interisti sono 31. Parliamo con una... Sì, vabbè. Però io rispondo sempre agli interisti. Vabbè, poi gli interisti hanno avuto pure lo scudetto di cartone. Non bisogna nemmeno pensare. No, perché molti interisti appunto dicevano sono 31, sono 31. Ci vedono come mente per bene. E io gli rispondo, scusa, sempre voi sono 18, per me sono 33. Quindi dicevo, chiudiamo questa parentesi, quindi dicevo... Una grande partecipazione, uno spirito proprio sì, di famiglia, di sì, difatti, dopo due o tre partite c'è nata proprio un rapporto familiare, soprattutto anche con Fabio, e appunto chiedevo se potevo inserirmi nel loro gruppo, dando una mano anche a loro, e magari così da ricoprire una fetta più ampia della Basilicata e realizzare il mio sogno. Cioè, era quello di andare allo stadio, almeno una volta, ora... Fortunatamente e sfortunatamente per alcuni motivi
sono contento di questa nuova famiglia che ho conosciuto da poco. Passiamo a Vincenzo Glinni, fotografo, fotografo sì. della curva. Beh, certamente grazie a te si vivono, no? Vengono immortalate le immagini più, più salienti, si vive poi proprio il... Voi siete privilegiati, tra virgolette, perché state proprio dietro... Allora ti dico che io dal 1990 che faccio questo mio lavoro, che poi non è un lavoro per me è pura passione, divertimento, perché per me seguire la Juve è tutto. Poi sono riuscito ad abbinare entrambe le cose, quindi il massimo che potevo chiedere. E va bene così. Poi per quanto riguarda le immagini, sì, è vero, io praticamente molti mi dicono, cioè su a Torino non c'è un fotografo che fa queste cose, mentre io da Taranto dal 1990 faccio avanti e indietro in Italia e in Europa, e va bene così. Io ora lo posso confessare, sì. perché tanto stiamo tra amici, anche se ci vedono migliaia e migliaia di persone. Mm-hmm. In un trofeo Birra Moretti, forse un 7-8 anni fa a Napoli, c'erano sì. Juventus, Napoli e Inter, mm-hmm. mi fecero risultare fotografo, pur essendo io giornalista, per stare proprio a bordo campo. Non vi dico poi la figura, perché io non so scattare fotografie nulla. Beh, neanche io. Beh, vabbè, io portai una useggetta, okay. una macchina, una Polaroid useggetta, okay. e proprio... c'erano altri tuoi colleghi sì. che, avendo capito che io stavo lì come tifoso per vedere la dice, ma queste, quando scatti queste foto come vengono trasmesse? In tempo reale, mi dico un po'. No, e mi portai la borsa, proprio quella, simulai di essere un fotografo. Sì, ma io ti dirò la verità, anche adesso, anche a Torino. Tu sei un professionista. Aspetta, anche in molte trasferte ci stanno anche diverse persone che invece che vengono a bordo campo, invece di fare le foto si guardano la partita, quindi non è cambiato niente. È, la verità. Vabbè, è un peccatuccio posso... veniale. Diciamo così. Se riesci a inserire anche me, ci posso provare, però non ti prometto niente. Però ti dico una cosa. Dimmi. Grazie a come è formato, no? Come conformato lo Juventus Stadium, mm-hmm. dalla curva si vede la partita, una meraviglia. Io ti dirò la verità. Una meraviglia. Praticamente, la vivi. Praticamente è come stare in Inghilterra. Io sono stato anche in diversi stadi in Inghilterra, Manchester, Liverpool, Chelsea... Praticamente lì stai proprio attaccato ai tifosi, praticamente. Lì ti arriva una punizione, una cosa ti arriva in testa il pallone, cioè proprio per dire come è vicino, sì. no? Allora, sì, c'è una notevole differenza da come quando prima stavo al Delle Alpi, no? Dove c'era la pista di atletica. Che allontana. Che allontanava parecchio. Mentre adesso con questo stadio qua, la cosa bella è che anche noi fotografi sentiamo i cori dei tifosi. Io poi mi ritengo fotografo tifoso e quindi è il massimo che ci possa essere. Basta. È un lavoro che fai con gioia. È un lavoro, è una passione, soprattutto una passione, ti dirò la verità, una passione. Francesco Palese, presidente. Buonasera a tutti. Dei drughi di Lucania, sezione di Potenza, esatto. Beh, raccontaci le tue sì. sensazioni, tu sei un trasfertista abituale. Sì, sì. Allora, per domenica ovviamente Juve Milan, no? Questa la salto purtroppo, però siamo tornati dalla Germania, sono stati a Mönchengladbach qualche settimana fa, insomma cerchiamo di farle. Quanto ci avete messo per arrivare? Ma vabbè, in aereo è vicino. Ah, in aereo, quella sì. Quella sì. Al contrario di Berlino lo scorso anno che ci è costato ben 27 ore di... Ah, andaste proprio in, sì. in ad andare sì. a ritornare. Andate e ritorno a Berlino in Pullman. Vedrai, tanto prima o poi torneremo in finale di Champions per vincere. Ma non a Berlino. No, a Milano, che è più vicino. Vai, vi racconto brevemente la mia storia. Io seguo la Juve assiduamente dalla stagione 2008-2009. Dico assiduamente perché tu di che anno sei? Io sono dell'89. Ah, io sono vecchio, del 72. Hai detto 89. 89. No, hai iniziato a seguire dal 2008-2009 assiduamente. Cioè io per assiduamente dico almeno 10 partite l'anno, perché sotto 10 non le contiamo nemmeno. E questa passione è nata da mio padre, che mi ha portato allo stadio quando ero piccolino a Torino, e poi pian piano, conoscendo anche gli altri ragazzi di Torino, insomma, facevo queste mie trasferte da Potenza da solo in tutti i modi possibili, treno, macchina, aereo, questo prima di conoscere loro. Faccio parte dei drughi Lucania, diciamo, dalla stagione 2013-2014, dalla seconda parte di stagione.
grazie a Rocco, che prima ha citato Fabio, il presidente, presidente di Lucania. Noi ci conoscevamo già, perché alla fine andando sempre allo stadio, poi le facce sempre quelle sono, e con il mio socio Mariano, che saluto, Alvaro, che saluto, ci è venuta questa idea di creare anche a Potenza una sezione per far riunire insomma tutti i potentini della zona, e devo dire che questa cosa è andata abbastanza bene, perché dallo scorso dicembre, quindi quasi un anno, abbiamo aperto anche un circolo, un club, come chiamatelo come volete, lì a Potenza, dove l'anno scorso abbiamo raggiunto i 150 tesserati, abbiamo portato la gente allo stadio, molte sono le persone che ci seguono, quindi insomma abbiamo creato ci sono anche giovani lì e meno giovani, sì, ragazzi e ragazze, sì, quindi ragazzi, diciamo ragazze, bambini, ci sono anche gli anziani, insomma, quindi abbiamo creato un luogo di ritrovo, un incontro, e quindi partiamo sempre insieme a loro con i pullman. Poi noi nel corso della trasmissione vedrete, vi stiamo facendo, vi stiamo mandando in onda delle, così, degli spezzoni, delle foto, dei filmati, esatto, delle varie attività, no? Sia dei drughi di Lucania, di Potenza, di Massafra e così via, proprio per farvi vivere, per farvi capire come si vive, no? In prima persona. Scusate, ti interrompo, salutare tutti i ragazzi del mio gruppo Juventus Support SPZ, sono molti, quindi ci tengo a fare un saluto particolare a loro. Perfetto. Un saluto vorrei fare, prego, a tutti i diffidati, non solo della Juventus, ma d'Italia e d'Europa, che non possono andare a seguire il loro ideale. Mino Surano, segretario del club Juventus Stadium di Massafra, forse il più giovane della compagnia, mi sembra. Sì, quanti 20, anni hai? 20. Proprio uno juventino giovane. Sì. E allora, com'è nata questa passione? Beh, noi dobbiamo dire grazie comunque al nostro presidente Gaetano Surano per quanto riguarda la realizzazione del nostro club, che va da moltissimi anni avanti. Noi siamo una famiglia, come diceva Fabio, di oltre 200 iscritti per quest'anno, e siamo associati appunto con i drughi Lucania, sezione di Taranto. La particolarità, diciamo, del nostro club è quella di avere su ogni parete la rappresentazione dello Juventus Stadium, appunto. Bello, eh? Sì, le due curve, anche appunto le due tribune. Che dire, noi siamo appunto 200 iscritti per quest'anno, tra bambini, anziani e anche giovani, che comunque con dedizione ogni domenica, anche in Champions, affollano il nostro club. Vi manderemo, vi stiamo facendo vedere poi delle immagini dello Juventus Stadium, anche qualche immagine, qualche foto che ho avuto modo di scattare lì insieme alle altre del museo. Beh, c'ha il suo fascino lo Juventus Stadium. E altre due tesserati, sempre del club Juventus Stadium di Massafra, incominciamo da Mino Miola. Buonasera a tutti. Dici le tue sensazioni. Io sono un semplice. Ma tutti siamo semplici soldati, non, tra virgolette. Non, seguo, non siamo graduati. Non seguo dallo stadio come loro, seguo purtroppo solo dalla televisione lo stadio pochissime volte, però. Lo spirito e il cuore bianconero. Sicuramente, però l'importante è aver fede per quei colori. Certo, chiedo agli amici di fare una bella carrellata. Abbiamo cercato di trasformare, per così dire, questo studio, questa sala conferenze dell'Hotel Europa, che tanto gentilmente ci ospita, e abbiamo approfittato per mettere tra sciarpe e poster, abbiamo voluto creare un po' l'atmosfera, per così dire, da stadio. Guardate la notte perfetta in i tre gioielli della Juve contro il Chelsea, il 3-0 in Champions, e poi ovviamente la sciarpa, la maglietta dei drughi bianconeri, Polpo Pogba, mister 100 milioni. Scusate se faccio il tifoso, ma quando qualcuno lo vuole paragonare a Condobbia, a me viene soltanto da ridere o da piangere per gli interisti, ma lasciamo perdere. E poi ancora vedete altre immagini del Juventus Show, ecco, guardate la curva. Prego? Quella è Juve Inter 2012-2013. Finì?
Oddio, vabbè, non poi ce lo vediamo sull'almanacco. 2-0, quella dove facevamo la coreografia di Totò, del film di Totò. Ah, quel, il 3-1 che perdemmo? Se non mi sbaglio, se ha ragione Fabio. Sì, se non mi sbaglio, sì, è quello. Sì, lì. Quella fu il secondo, mi pare, il secondo anno di Coppa. È la prima volta che la prima sconfitta allo Juve Stadium. Però, e poi l'Inter vinse quella partita. Però la guerra, come al solito, l'abbiamo vinta noi. Come la vinceremo anche quest'anno? Incrociamo le dita. Incrociate. Quest'anno c'ha bella maglia, drughi bianconeri e vedete ancora una bandiera e l'altro stemma, l'altro, l'altra la bandiera, dei, bandiera drughi. Sì, dei drughi Lucania. E allora Angelo Derchia, sì, altro salve. Tesserato del club Juventus Stadium di Massafra. Buonasera a tutti innanzitutto. Io al contrario loro salgo poche volte, però salgo, cerco di salire il più possibile. Sabato ci sono. Juve Milan, dobbiamo vincere. Assolutamente. Dobbiamo dare un po' una sterzata a questo campionato, un po' di difficoltà, però non tutto è perduto. Inanelliamo un bel filotto. Sono di partite, fiducioso. Tanto poi incominceranno un po' a calare. E mica l'Inter può vincere sempre 1-0 tutte le partite. Al ritorno è nostra. Mica poi ci sono certi aiutini come l'hanno ricevuto col Carpi. Col Carpi 0-0 e poi si nega un rigore grande quanto una cassa al Carpi sullo 0-0, forse sarebbe stata un'altra storia. E no, perché dicono, perché dicono a noi, parlano, offendono, dicono Rubentus, poi quando rubano tra virgolette loro tutto va bene. Ma io se rubavo di domenica non contento. Vogliamo di più. Vabbè, ma tanto ci sono i politici che rubano. Perché dobbiamo preoccuparci noi? Non andiamo nemmeno. Quelli sono i primi in assoluto. Comunque, se posso, prego, volevo un attimo venire incontro al discorso che diceva Fabio per i pullman, che sì, quei lunghi viaggi. Quante volte la gente ci dice: ma chi te la fa fare? Spendi i soldi. Ma per noi, cioè, noi non siamo tifosi qualsiasi, noi cioè, per la Juve daremo, cioè, dalla vita qualsiasi cosa. Noi siamo gente che torna a casa la mattina, va a lavorare, non è che ci spaventa, dormiamo nelle aeroporti, nelle stazioni, cioè per noi... Poi sinceramente seguire... se non si fanno queste cose quando, esatto, si è giovani, quando, beh, si ma fa... anche no, dico, meno a maggior ragione, no, dico a maggior ragione, no? Cioè... Noi siamo del basso sud, ecco, e quindi capito, nessuno, non voglio dire nemmeno nessuno, però quasi... riesce a capire quello che facciamo noi. Ah, c'è tanta passione. Perché tanta... farlo e trovarsi già a metà strada tra Ancona, Bologna oppure anche a Torino non è come... Senti, com'è il... qualche volta mi devo fare una trasferta con voi, perché è una cosa che si deve provare nella vita. Com'è il clima? Nel pullman ci si addormenta, i cori... No, ma si vedono i film di Balazs. Cioè, come... Noi abbiamo una decina di DVD che l'abbiamo vista almeno una quarantina di volte l'uno, però li guardiamo sempre, ah, ecco, perché è come se non li avessimo mai visti. Ne rivedete. Perché a noi ci facciamo sempre sui 2500 km, il tempo deve passare. Poi, beh, ci si ferma agli autogrill, ovviamente. Ogni tanto sì, anche no. Uno deve pure andare in bagno, no? Perché noi abbiamo degli autisti che sarebbero anche capaci di farsi 1200 km senza fermarsi mai. Sì, sul questo serio. È vero, eh? Vorrei salutarli, Giuseppe Pastore della ditta Pastore di Villa Castelli, Angelo Mamaciara, Angelo Barletta sempre di Villa Castelli, Silvio Bellanova. E poi quando cambiano tutti gli altri. Beh, una trasferta con voi, saputo in Champions, me la devo fare. Chissà che non sia proprio quella della finale. Un passo a Milano, per bello, un passo per volta. Vincere la Champions a Milano, che goduria. E allora, Carmine Passannante, dici un po', perché spesso, no, c'è questo falso mito, questa cattiva, erronea rappresentazione, no, di voler stigmatizzare, di voler condannare gli ultras, invece è una falsa immagine, una falsità. No, come diceva pure Fabio. Perché quando un tifoso dice io vado lì per divertirmi, non per fare violenza, per tifare per la mia squadra, e poi l'indomani vado a lavorare, non è che vado a rubare o mi gratto la pancia. No, ma appunto, qual è il problema? Come diceva Fabio, non, cioè, è gente normale,
come, cioè, come tutti, la mattina torna magari, come diceva pure Enzo, dopo aversi fatto 2500 km, dopo non aver dormito due notti, perché il clima a volte dipende dalle partite. Però maggiormente comunque si riposa pure durante il viaggio, in particolare il nostro presidente dorme più del viaggio, non so, è un dormiglione. Un dormiglione. E insomma, quindi parte alla fine, non sa neanche lui è arrivato a destinazione. No, no, tutta lui già sa quando, lui già sa 10 minuti prima si sveglia, è come un orologio un timer, c'è il timer incorporato. Nella sveglia. C'è la sveglia. Appunto dice che sono anche molti sacrifici, no? Al di là del sacrificio economico, perché ovviamente partire dal basso sud, appunto prendere il pullman, arrivare fino a Torino comunque c'ha dei costi, quindi al di là del sacrificio economico c'è anche quello fisico. Sapete che vi dico? Se vi va, lancio un'idea. E se facessimo proprio una trasmissione, io e il cameraman, proprio un'ora, bella piena, proprio una trasferta. Con noi magari. Cioè, con le telecamere, saliamo sul pullman, momento della partenza, durante il tragitto, c'è una partita l'arrivo a Torino. A Torino c'è una partita, Torino, dico a Torino perché più no, più rappresentativo lo c'è Juventus una partita Stadio. Proprio a tiro a Lazio Juventus, dove si viaggia di giorno e quindi ovviamente durante il tragitto c'è un po' di sfottò, un po' di spirito, di compagnia, un po' di tifo, si intonano cori in compagnia di un buon vino, di una bella sorpresata, giusto Fabio? La grande sorpresa. Dei grandi bevitori, in particolare Domenico Giordano, che non è potuto essere qua con noi questa sera, lo salutiamo. E anche lui è ancora tuttora un grande tifoso della Juventus, uno dei, non dico capultra, però uno dei maggiori esponenti della nostra zona. Dei leader. Uno dei conosciuti. Ha avuto un infortunio e sta saltando lo stadio. E allora, abbiamo qualche minuto ancora, ci spostiamo al Club Juventus Stadium di Massafra. Che dicono a casa di questo tuo... Tuo padre quindi sei figlio d'arte, sì. non poteva non essere così. Insomma, sei stato sin da piccolo verso quella mentalità. Proprio mentalità Juve. No, perché sai, no, molte volte un ragazzo, i genitori, ma dove vai? Ma che fai? No, no, ma no. Invece in questo caso tu eri favorito da questa proprio origine familiare. Qual è stata l'esperienza più bella tra le tante parti, l'aspetto, il momento, no? Qualche episodio che ti è rimasto più a cuore tra i tanti che hai vissuto? Beh, sicuramente quello è successo un po' di anni fa, l'addio di Del Piero. Possiamo parlare di così. Sicuramente quello è stato il momento, diciamo, più doloroso da parte dei juventini, però ci sono stati anche molti momenti di gioia, come l'anno scorso l'approdo in finale di Champions. Ce ne saranno altri. Certo. E allora, Mino Miola, tu te le guardi da casa le partite, però il cuore è lì. Però qualche volta dobbiamo andare, no? Pochissime volte ci sono stato, pochissime volte, purtroppo. Però vedremo di migliorare. Lo Juventus Stadio, il museo l'hai visto? Sì. Bello, Tutte quelle coppe. Una volta che Coppa Campioni. Due Champions, due coppe intercontinentali, una Coppa delle Coppe. Mai visto così. Oh, ragazzi. Noi siamo gente controcorrente. Beh, vabbè, però il museo, caspita, vedetelo, dai. Ci sono cose migliori da vedere a Torino. Beh, vabbè, è bella Torino. Scusate se ho visto il museo, chiedo scusa. No, diciamo così, se no poi... Però mi sono promesso di vederlo al momento che vinceremo. Quando ci sarà la terza Champions League. Esatto, bravo Fa. Speriamo presto. Poteva essere quest'anno, poteva battersi, diciamo, questo vieto. Ma no. Fabio, vincerla a Milano sarà ancora più bello, eh? Sì. Angelo Derchia. Sì. Siamo in conclusione. Hai visto? Ma dove trovate un'emittente televisiva e un giornalista pazzo, tra virgolette, come me, che decide a un certo punto di dire voglio dedicare mezz'ora alla mia Juve. L'amore per la Juve. E l'amore è anche la libertà. Che quando qualcuno voleva farmi fuori da giornalista non c'è riuscito. Io ho acquistato gli spazi televisivi e autoproduco le mie trasmissioni, posso dire quello che voglio. Infatti qui c'è una scritta: informazione libera, la TV senza padrone. Questo ti fa onore? Io me lo posso permettere. Questo ti fa onore. Da altre parti invece si deve fare signor sì. Dici, come? Gli ultras, ma che sei pazzo? No, gli ultras ci sono e questa è casa loro.
prezzo della libertà. Allora, esatto. le conclusioni. Questa puntata, questa... Che dire, qui siamo tutti amici, è una famiglia grande, quindi come la Juve, insomma, è una grande famiglia. Quindi, per chi non è venuto a vedere la Juventus, vi invito a salire con noi, le trasferte sono sempre disponibili a tutti. Che dite, ci facciamo... Io non lo ricordo tutto, ma un ritornello Juve, storia di un grande amore? Più che un ritornello, io farei solamente un'unica canzone. La 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 oh 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 Drughi. Bene, avete visto? Una puntata totalmente diversa dalle altre, ma era giusto così, era un regalo che ho voluto fare, l'avevo promesso a Fabio quando in occasione di Juve Bologna del 4 di ottobre, ho detto dobbiamo poi fare un'ultima una... cosa vorrei dire, qui come siamo tutti ora, siamo una realtà che tutte le persone quando salgono sui nostri pullman, oppure quando al momento della prenotazione tutti vedono lo Juventus Stadium, oppure qualsiasi altro stadio in cui si va. Ci sono poi vari club fantasma che organizzano trasferte e a me mi dà fastidio, uno mi dice a me, ma che te ne frega a te, tanto non sei tu. No, perché toccano la mia terra, toccano la mia provincia, toccano la mia regione e il sud Italia, e quindi capito, cioè praticamente a me mi frega. Non vanno in trasferta, no, prendono la prenotazione delle persone e poi fanno pullman fantasma. Noi siamo una realtà, l'unico club a Massafra è lo Juventus Stadium di Gaetano Surano e non ci sono altri club a Massafra. E la realtà più grossa qui nel sud Italia, come noi Puglia e Basilicata, siamo noi dei Drughi Lucania, come nella Campania c'è Angelo Dalife, come a Foggia, Molise, c'è Gregorio insieme ad Angelo. Ok, cioè questa è la realtà del meridione. Bene, del meridione. Poi ci sono vari, come anche diciamo Trani, Corato, che sono tutti amici, quindi sono conosciuti come club da tanti anni. Ragazzi, vorrei anche salutare tutti i club della Puglia esistenti. Mi dice il nostro regista time out, anzi proprio fine, the end. E allora, una bella puntata, ragazzi, e ci vedremo spesso. Quando volete, questa è casa vostra, potrete grazie. Tornare. Grazie. Forza Juve! Sempre. Fino alla fine!